Buonasera, adesso è Arezzo TV. Questa sera siamo in redazione perché dobbiamo commentare uno sviluppo che c'è stato dopo uno dei nostri SOS. Eravamo stati davanti a Via Nazario Sauro, insieme a Beppe Marconi, in quel caso c'era anche Piero Franchini, perché c'era arrivato un video di un telespettatore che ci faceva presente che all'interno di un'area condominiale di Via Nazario Sauro, in una zona un po' riparata, probabilmente c'era uno smercio di stupefacenti. Avevamo visto in queste immagini che c'erano arrivati dei chiari preparativi di spaccio. Ebbene, adesso, proprio dopo il nostro servizio di qualche tempo fa, c'è stato un blitz delle forze dell'ordine proprio in Via Nazario Sauro. Ma prima rivediamo un pezzettino, ecco, di quello che avevamo detto quel giorno in Via Nazario Sauro. Ci sono arrivate delle immagini che riguardano Via Nazario Sauro, dove sembra che spesso che cosa succede? Perché qui vediamo dei resti, no, diciamo, di un qualcosa, di un market, Sì. quasi della droga, che viene fatto in modo molto Sì. spudorato. Praticamente diciamo che la parte alta, quella che è, diciamo che si avvicina alla stazione, quindi Campo di Marte, eccetera, e purtroppo è frequentata, diciamo, con frequenza appunto da questa gente che ha questo vizio, e cioè quelli che hanno il vizio di adoperarla e quelli che hanno il vizio di spacciarla. Poi dopo il tutto si, diciamo, si conclude verso il Pionta, e quindi ecco, spesso e volentieri. Quindi ecco, e purtroppo sì, è vero, noi in queste stradine interne, mentre ecco, come vedete, via Vittorio Veneto, si può vedere tranquilla, è una strada, diciamo, che non ci sono grosse problematiche, ecco, però le stradine appunto all'interno, purtroppo ancora, diciamo, che sono forse sarebbero da controllare. Io nei controlli ne vedo effettivamente pochi, e quindi ecco, devo dire che, anzi, mi sembra che ora ultimamente, come auto da via Vittorio Veneto parlo, ne vedo sempre passare di meno di quelle delle forze dell'ordine. Quindi la fase, diciamo, di controlli speciali o straordinari sembra un po' diminuita, la sensazione, rispetto dopo quello che era successo Non lo quest'estate. so, sai, dopo ognuno ha le sue problematiche, no? Dopo si dice che non hanno i mezzi, non hanno il personale, non hanno, quindi non lo so. Ecco, no. Però a me mi sembra che, anche se effettivamente, diciamo che un po' più di tranquillità qui almeno c'è, però queste cose poi succedono Ecco. invece. Dunque, una via dove anche in modo molto spregiudicato i pusher preparavano e probabilmente smerciavano le dosi, come vi dicevamo, c'è stato un importante sviluppo, c'è stato un blitz delle forze dell'ordine. Vediamo. Controlli in via Nazario Sauro, una traversa di via Vittorio Veneto in pieno centro ad Arezzo. Uomini e mezzi della Polizia Municipale, con l'ausilio di altre forze dell'ordine, hanno controllato la strada ed in particolare un esercizio commerciale che vende anche superalcolici. I cittadini hanno segnalato anche il retro di un condominio, oggetto di una puntata della nostra trasmissione SOS Arezzo TV, dove tossici e spacciatori erano soliti ritrovarsi. Anche Drago, un cane addestrato per fiutare la droga, ha dato il suo contributo, ma durante la mattinata non è stata ritrovata sostanza stupefacente. Il cane Drago. Ed è addestrato per Sì, trovare. oggi è la prima uscita che abbiamo fatto dopo il corso, per cui poi è un cane molto giovane, parecchio giovane, che non credevano nemmeno che potesse passare il corso. Sì, questo non lo puoi pigliare. Per cui io sono veramente contento, tutti al comando siamo contenti di questo bellissimo canone che c'è. Darà una mano a scovare quello che c'è da scovare. Eh sì, è un cane addestrato per la droga, tutti i tipi di droga, anfetamina, eccetera. Non ho trovato niente stamani. Questa mattina ha trovato interesse per due o tre posti, però no, non c'era niente, può darsi che ci sia stata precedentemente. Insomma, il blitz c'è stato in una zona, tra l'altro, che avevamo sollevato con la nostra rubrica SOS Arezzo TV. Sì, praticamente questo è un luogo dove da tempo c'è un po' di maretta, perché effettivamente c'erano gli abitanti che avevano notato i vari movimenti, e appunto nell'altro intervento, quando siamo intervenuti, abbiamo incontrato dei personaggi che di solito sono quelli che fanno uso di certe cose. E quindi ecco, ma io vedo che appunto le nostre forze dell'ordine si danno da fare, quindi ecco, questo ci fa piacere, perché noi
le vogliamo, ecco, nei nostri posti, qui le vogliamo appunto che ci vengano a controllare, ci vengano, ecco, a vedere se pian piano la gente capisce che non è più caso di venire qui, perché qui è una zona abbastanza controllata e quindi onestamente c'è tanta gente, tante brave famiglie, tante che si sono integrate, che si sono, quindi ecco, non vogliamo che vengano, che venga sciupato anche questi esempi, diciamo, ecco. Dunque, insomma, è arrivata una risposta che ci si attendeva, l'attendevano i commercianti, i residenti della zona, dopo la rissa dei giorni scorsi, la nuova rissa in Via Piave, dopo lo spaccio che ormai è all'ordine del giorno in varie zone di Saione. Ora le forze dell'ordine hanno messo nel mirino anche via Nazario Sauro. Insomma, si stanno intensificando questi blitz allo scopo, chiaramente, di disincentivare questi episodi, sia legati al mondo degli stupefacenti ma anche alla microcriminalità, che stanno diventando sempre più insistenti, e chiaramente sia i commercianti che i residenti vivono sempre peggio questa situazione. È chiaro che non solo con la repressione, con i blitz si può risolvere il problema, però qualcosa indubbiamente bisognava fare anche per lanciare un segnale. Torneremo ovviamente a seguire quello che accade a Saione. Voi mandateci le vostre segnalazioni a redazione@arezzotv.net. Tra l'altro vi ricordiamo il nostro sito completamente rinnovato, anche per vedere le nostre trasmissioni e anche i nostri precedenti numeri di SOS Arezzo TV. Buona serata.